L'atterraggio è stato veramente inquietante, spaventoso. Guardate che cosa è successo. Quanto ho speso per vivere in vacanza 7 giorni alle Canarie? Scopriamolo in questo video. Sono appena uscito da casa mia, mi sto dirigendo alla stazione per prendere il treno che mi porterà all'aeroporto. Fa molto freddo e piove tantissimo. Ho un ombrello e due zaini molto pesanti. Sono circa a metà strada, mancheranno ancora 500-600 metri per arrivare alla stazione che sta laggiù. La situazione è abbastanza umida. Sono arrivato alla stazione, sono le 10.30, il treno arriverà alle 10.56. Questi sono i miei due zaini, in uno ho un po' di vestiti, nell'altro il computer e tutta l'attrezzatura per lavorare sui video. Ho comprato dei chewing gum che mi serviranno in fase di atterraggio per la decompressione delle orecchie. Biglietto del treno fino all'aeroporto, comprato sull'app, solo 1,70 euro. Arrivato in aeroporto ho deciso di abbandonare lì il mio ombrello, anche perché dove sarei andato non mi sarebbe sicuramente servito. Nel frattempo Christian stava disputando una importante partita di pallavolo, guardate. Devo andare alla zona partenze che dovrebbe essere al piano superiore. Viene stanza per Roma, sono andata a presentarci con la massima urgenza, uscita numero 10. Controllo bagagli passato, ora sono all'interno dell'aeroporto di Caselle e la situazione è abbastanza affollata. Passengers arriving from Birmingham on flight 1297. Il volo partirà tra un'ora e mezza, intanto giriamo un po' a caso. Attenzione prego, attention please. I passeggeri Daniele e Ferrao. Vediamo adesso quanto ho pagato il biglietto di andata e ritorno per le Canarie. Non vi dico ancora su quale isola perché dovete indovinarlo voi scrivendolo nei commenti. Comunque sappiate che il biglietto base andata e ritorno è costato 88 euro più 35 euro per l'accesso prioritario al check-in e la possibilità di portare due bagagli a mano in cabina. Tuttavia io non comprendo perché bisogna pagare l'accesso prioritario quando poi una volta superato il gate ti fanno aspettare almeno mezz'ora in uno scantinato prima di prendersi la libertà di salire sull'aereo. E finalmente siamo tranquillamente decollati. Una lettura di un buon libro in attesa che servissero il pranzo, pagato 11,90 euro, una bolognese maccheroni col sugo, impastato, tutto buonissimo, una prelibatezza. Il volo è stato tranquillo fino a poco prima dell'atterraggio. L'atterraggio è stato veramente inquietante, spaventoso. Guardate che cosa è successo. In prossimità dell'aeroporto, a poche decine di metri dal suolo, l'aereo ha iniziato a sobbalzare nell'aria, a ondulare a destra e a sinistra. La gente ha iniziato ad agitarsi. Probabilmente fuori c'era un fortissimo vento e l'aereo non riusciva a toccare il suolo. Era veramente una situazione inquietante, terribile, ed ecco che alla fine il pilota accelera a pochissimi metri dal suolo e fa decollare nuovamente l'aereo senza atterrare. Siamo rimasti in quota per circa 20 minuti prima di ritentare un nuovo atterraggio.
La gente a bordo era molto spaventata, compreso il sottoscritto. Secondo tentativo di atterraggio, ci avviciniamo all'aeroporto, sorvoliamo la città dell'isola. Ecco, si vedono le prime scie della pista. L'aereo continua a dondolare, ci avviciniamo al terreno, dondola, uno scossone tremendo. Ah, ecco, abbiamo toccato il suolo. Mamma mia ragazzi, che panico, forse ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, siamo sani e salvi. Ok, siamo atterrati finalmente sani e salvi, ora andiamo a ritirare l'automobile che abbiamo noleggiato. In meno di 15 minuti ho fatto i documenti per ritirare la vettura, ora mi trovo nel parcheggio, dovrebbe essere questa qua grigia, avevo chiesto una 500, mi hanno dato una Panda. Vediamo se lei... È lei la nostra macchina! Noleggiata per 6 giorni, 127 euro totali, compreso di assicurazione, tutto. Perfetto, la macchina è nuova, ha solo 14.000 km, sono salito, l'ho messa in moto, si parte, si va verso Arrecife. Parcheggiato, in 5 minuti sono arrivato in centro ad Arrecife. Ora andiamo a vedere un attimo il mare e la spiaggia e poi andiamo all'appartamento. Sono arrivato all'appartamento, mi sono cambiato, ora andiamo a cenare e domani facciamo il tour della casa. Qui siamo a Costa Teghise, sul lungomare di Lanzarote, zona turistica dove si trovano parecchi ristoranti e locali. Sono le 8 di sera, ma la situazione in giro è abbastanza deserta, non c'è molta gente. Alla fine ho cenato in un ristorantino con mezzo pollo arrosto, patatine, verdure, mezzo litro di vino, caffè e ho speso 18 euro. Dopo cena mi sono recato a Puerto del Carmen, la zona della Movida, e questo è quello che ho trovato. Un drink in questa discoteca è costato 5 euro. Rientrato all'appartamento mi sono imbattuto in questa suggestiva vista della piscina notturna del residence dove soggiornavo. E questo è stato il mio primo giorno alle Canarie, dove avevo già speso 288 euro. Senza ancora contare l'affitto dell'appartamento in cui ho soggiornato, ma che vedremo nel prossimo video, insieme a una suggestiva avventura al vulcano dove pranzerò una succulenta grigliata direttamente cucinata sulle braci del vulcano.